notte prima di morire mi disse: tocca a tutti, e a noi toccherà per qualcosa di grosso. Quell'uomo si chiamava John O'Neill. Ben prima che il mondo sentisse parlare di Osama Bin Laden, l'agente dell'FBI O'Neill ne era già ossessionato. O'Neill è stato tra i primi a capire la minaccia rappresentata da Bin Laden. Capì quanto fosse pericolosa Al-Qaeda. Diceva che eravamo in guerra con questa gente. O'Neill diede l'allarme agli Stati Uniti. E che era meglio non sottovalutarli, perché ci avrebbero colpito. Nel luglio 2003, una commissione del Congresso degli Stati Uniti scriverà: la CIA e l'FBI hanno mancato l'occasione di sventare gli attacchi dell'11 settembre, pur avendo avuto in mano con largo anticipo le prove del complotto. Anche John O'Neill aveva trovato quelle prove, ma al quartier generale dell'FBI avevano ritenuto che O'Neill fosse un visionario. Nessuno aveva voluto ascoltarlo. Chi era John O'Neill e davvero aveva previsto quello che sarebbe capitato l'11 settembre? Questa è la storia incredibile di come un conflitto di potere all'interno dell'FBI abbia favorito quella catastrofe. È la storia di un uomo, della sua ostinazione nel dar la caccia a Bin Laden. È forse la storia di un uomo che sapeva troppo. È l'indomani dell'11 settembre. La domanda sulla bocca di tutti è: qualcuno nel governo sapeva? Per l'agente speciale John O'Neill, il trasferimento da Chicago al quartier generale di Washington è una promozione importante. Dopo la nomina, O'Neill guida tutta la notte per essere in ufficio la domenica mattina. È appena arrivato quando telefonano dalla Casa Bianca. Era una domenica mattina. Mi trovavo nel mio ufficio e stavo leggendo i rapporti dei servizi segreti. Uno di questi citava l'uomo che aveva organizzato l'attentato al World Trade Center nel 1993, Ramzi Ahmed Youssef. Stava per riparare in Pakistan e c'era una possibilità, seppur minima, di arrestarlo. Quindi, pensando che ci potesse essere qualcuno all'FBI di domenica mattina, chiamai. O'Neill deve la sua reputazione investigativa a indagini condotte sui crimini legati al giro della droga e sugli attentati alle cliniche dove si eseguono aborti. Chiesi con chi parlo. E lui rispose: chi diavolo sei tu? Io sono John O'Neill. Gli spiegai: beh, chiamo dalla Casa Bianca e mi occupo di terrorismo, mi serve una mano. Così, sulla linea telefonica protetta, gli raccontai la mia idea. O'Neill si mise subito al lavoro. In 20 anni di carriera, O'Neill ha dato la caccia a tanti criminali, ma mai a qualcuno come Ramzi Youssef. Youssef era una delle persone più pericolose del mondo. Era molto abile. Catturarlo e renderlo inoffensivo era importantissimo. E John O'Neill ne era certo. Non voleva sentire ragioni finché non lo avesse arrestato. O'Neill formò una squadra che riuscì a catturare Ramzi Ahmed Youssef in Pakistan, appena prima che si trasferisse in Afghanistan, dove sarebbe stato fuori dal nostro raggio d'azione. Furono un paio di giorni piuttosto intensi, ma funzionò. È il 1995. Per 6 anni O'Neill e i suoi agenti seguono il sanguinoso e complesso sentiero che collega Ramzi Youssef a Osama Bin Laden. Il quadro era ancora confuso, poco chiaro, ma si capiva che stava emergendo una rete terroristica globale del fondamentalismo islamico, determinata ad attaccare obiettivi americani.
Quando Youssef scappò dopo l'attentato del 1993 al World Trade Center, tra i luoghi dove si recò appena prima della sua cattura in Pakistan, ci furono le Filippine, dove preparò l'attentato, quello in cui sarebbero esplosi 12 jumbo in 48 ore. Arrivò molto vicino a portarlo a termine. In due giorni sarebbero state uccise migliaia di persone. Fin dall'inizio O'Neill è ossessionato dai dettagli che vengono fuori dal caso di Youssef. Indaga a fondo il piano per far saltare in aria gli aerei. Il piano è stato denominato Bojinka. Gli investigatori scoprono un legame con l'attentato al World Trade Center. La pista conduce ad Ahmad Ajaj, cospiratore con Youssef, e al ritrovamento di un manuale di addestramento terroristico. Tradotto, il titolo è Al-Qaeda, la base. Gli agenti scoprono alcuni numeri di telefono chiamati dai loro nascondigli da Youssef e da altri terroristi del World Trade Center. Uno dei numeri appartiene a Osama Bin Laden, identificato in un primo rapporto della CIA come finanziere islamico estremista. Se avessimo chiesto alla maggior parte degli esperti di terrorismo della metà degli anni 90, ma cosa sappiamo di quest'uomo, Bin Laden? La maggioranza avrebbe risposto, ah sì, il finanziere, il terrorista finanziere. O'Neill invece diceva, no, quest'uomo non è un finanziere. Il denaro gli serve ad uno scopo preciso. Lo scopo è quello di costruire una rete terroristica mondiale con basi fuori dall'Afghanistan per colpire gli Stati Uniti e i governi amici degli Stati Uniti, in particolare quelli nel mondo arabo. O'Neill è convinto che Bin Laden rappresenti una minaccia per l'America, e comincia a dare l'allarme dentro l'FBI. La prima volta che sentii parlare di Bin Laden fu per bocca di John O'Neill. Lui era ben consapevole di chi fosse e di che cosa fosse Al-Qaeda, il suo gruppo. Robert Bear Bryant diventa vice direttore dell'FBI. È un convinto sostenitore dell'idea di John O'Neill. Era una persona per la quale nutrivo un immenso rispetto personale, anche se magari litigavamo come cane e gatto. O'Neill ritiene che l'FBI debba mettere a punto un piano completamente nuovo rispetto al passato. Vuole creare un nuovo tipo di agente, più analitico, in grado di sviluppare la tecnologia necessaria per combattere un nuovo terrorismo. Ma questo mette a rischio la supremazia del gruppo che è ancorato a una vecchia idea dell'FBI, la sezione criminale. Aveva le idee molto chiare su ciò che andava fatto. Si doveva creare un'intera sezione dell'FBI che non sarebbe stata toccata dalla sezione criminale. Dalla sezione criminale provenivano i leggendari G-Men di J. Edgar Hoover, che giravano armati, indagavano e arrestavano. Il capo della sezione criminale, Tom Picard, entra in rotta di collisione con John O'Neill per attirare su di sé l'attenzione del direttore dell'FBI, Louis Free. Free ha un passato da agente sul campo, ha quindi un legame sentimentale con la sezione criminale. Per di più, Tom Picard è un suo amico di vecchia data. Per dare nuovo vigore all'antiterrorismo, O'Neill tenta di farsi largo nella burocrazia che circonda lui Free. Ma in questo suo sforzo viene ostacolato dal suo stile personale. Tutti gli dicono che è troppo veemente, troppo insistente, troppo spigoloso. Ci è capitato spesso di parlarne. Ridavamo sul fatto che eravamo degli outsider, ma non ce ne importava affatto. Anzi, per noi era quasi un vanto. Eravamo molto diversi da quanti lavorano in un'organizzazione e mirano ad arrivare al vertice senza darsi troppo da fare, procedendo con cautela, essendoci, fino ad essere promossi. Ma John non era certo il tipo. Molto semplicemente O'Neill non fa nulla alla maniera dell'FBI. Alla fine di un lungo turno di lavoro, di solito, gli agenti vanno a casa dalle loro famiglie. John era il tipo che ti metteva la mano sulla spalla, ti invitava fuori a cena, a fumare un sigaro e bere un whisky a fine giornata, per parlare di tutte le questioni andando in profondità. Voglio dire, lui lavorava ben oltre l'orario di lavoro, fino a tarda sera. Gli piaceva fare così. Nell'ambiente conservatore dell'FBI, O'Neill viene considerato troppo esuberante. Era il suo modo di presentarsi. Era quello che, se vogliamo, possiamo chiamare il pacchetto. Non gradivano l'abbigliamento in Burberry, camicia bianca e cravatta costosa, le scarpe di Bruno Magli. Non era lo stile FBI.
Lo ritenevo una specie di dandy. Vestiva in modo impeccabile. Sembrava che andasse dalla manicure. Portava i capelli con il gel. Molti di noi cominciarono a chiamarlo il principe delle tenebre. Lavorava senza risparmiarsi. Avevamo una riunione ogni mattina alle 7:30. John spesso arrivava in ritardo. Gli dissi che doveva presentarsi puntuale, pazienza se fosse arrivato in pantofole e pigiama, ma doveva esserci. E così fu. O'Neill trascorre le sue giornate analizzando frammenti di informazione. Una pista riguarda due dei complici di Ramzi Youssef nel piano Bojinka, Wali Khan Amin Shah e Abdullah Him Murad. Quest'ultimo, nel 1995, parla di piloti medio orientali che vengono addestrati presso scuole di volo americane e dell'idea di far esplodere un aereo di linea contro un edificio federale. È una pista clamorosa. Vengono assegnati degli agenti, ma dura poco. Le indagini languono. Nel corso della mia carriera non ho mai avuto grossa stima del quartier generale. Mi sembrava un posto pieno di negatività, dove erano capaci di trovare sempre un milione di ragioni per non farti agire, anziché trovare le ragioni a favore dell'azione. James Carlstrom è il potente capo dell'ufficio FBI di New York. Dal suo osservatorio privilegiato nota che l'atteggiamento e la professionalità di O'Neill iniziano a creare inimicizie all'interno del gruppo di lui Free. Sì, sono sicuro che ci fosse un po' di gelosia nell'amministrazione, c'è sempre. Per un po' te la puoi cavare facendoti largo, ma solo se ottieni grandi risultati. È come quel vecchio detto, quando corri con i lupi non devi inciampare. Al quartier generale inizia una campagna denigratoria nei confronti della vita privata di O'Neill. Si comincia a dire che John avesse sposato la sua fidanzatina del liceo e che avesse avuto due figli. Solo dopo si dice la verità. John era separato dalla famiglia già da tempo. Credo che avesse detto che la sua famiglia soffriva a causa del suo lavoro. Credo che la sua vera amante fosse proprio l'FBI. John l'amava. L'amava più di quanto avesse amato qualunque donna. Ma O'Neill ama anche Valerie James. La prima volta che vidi John, feci qualcosa che non avevo mai fatto prima e che non rifarò mai. Lo vidi in un bar. Dissi a un cameriere di portargli un drink. Aveva gli occhi più magnetici che io abbia mai visto. Valerie James ha già dei figli che presto iniziano a chiamarlo papà. O'Neill non gli nasconde che vorrebbe sposare la loro mamma. Il problema però è che non ha detto alla donna di essere già sposato. Per 2 o 3 anni non l'ho saputo. Fu la moglie di qualcuno che lavorava con lui all'FBI a dirmelo. Per me fu un colpo. Ero scioccata. Tutta la mia famiglia restò scioccata. Lo amavo. Ma a quel punto erano già passati 3 anni, che potevo fare? L'FBI non prevede nessuna regola per un comportamento come quello di O'Neill. Esistono però regole non scritte. Le voci che dicono che lo stile di vita di O'Neill non si addice a un incarico così delicato iniziano a moltiplicarsi. Ma per ogni nemico che si fa al quartier generale, O'Neill sembra trovare alleati altrove. Di uno di questi, nella sua personale battaglia contro Louis Free e la burocrazia del quartier generale, John decide di non parlare con nessuno. Il ministro della giustizia, Janet Reno, aveva incontrato John ad alcune riunioni. Sapeva che dentro l'FBI era un esperto nel suo campo. Chiedeva spesso, ma John che ne pensa? Mi ha fatto spesso questa domanda quando ero nel suo ufficio. E se le rispondevo che non lo sapevo, mi diceva, chiamalo. E io chiamavo John al cellulare dall'ufficio del ministro. Quando John mi rispondeva, ciao, come stai? Io gli dicevo, sai, sono nell'ufficio di Mrs. Reno. Era una cosa, per la verità, che faceva sentire John un po' a disagio. Si rendeva conto che questo fatto non sarebbe stato visto di buon occhio dai colleghi. A Washington, gli amici con i quali O'Neill passa le serate iniziano a metterlo in guardia. Lo avvertono. Se vuole condurre la sua crociata contro Al-Qaeda, lo deve fare da un ufficio distaccato. Deve lasciare il quartier generale. Devi stare attento a chi pesti i piedi, specialmente a Washington, dove molti hanno i piedi grandi.
O'Neill effettivamente si mise in cattiva luce al quartier generale perché di piedi ne pestò proprio tanti. Per O'Neill si profila la possibilità di un trasferimento nella divisione di New York. A guidare quell'ufficio è Jimmy Karlstrom, un duro, una spina nel fianco di Washington. Karlstrom si prende O'Neill, o più precisamente lo salva. Al quartier generale sono ben felici di vederlo andar via. È il gennaio 1997. John O'Neill si trasferisce a New York. Per lui è una promozione, agente assistente speciale per l'antiterrorismo e la sicurezza nazionale. Sotto di lui ha circa 350 agenti, ma quello che più gli interessa è trovarsi a New York. L'ufficio di New York era il fiore all'occhiello dell'FBI. Era lì che accadevano le cose, a New York. Voglio dire, è quello il posto dove un agente dell'FBI vuole sicuramente trovarsi. Quindi è più che naturale che John O'Neill volesse trasferirsi a New York. Nell'ufficio di New York sono ancora intenti a mettere insieme le prove dell'attentato al World Trade Center del 1993. All'FBI sono arrivate anche delle informazioni sul coinvolgimento di Bin Laden nell'abbattimento di due elicotteri americani Black Hawk in Somalia. Jamal Ahmed al-Fadl, un membro di Al-Qaeda che è stato catturato, rivela che Bin Laden sta sviluppando armi chimiche, sta comprando armi e uranio impoverito e che vuole estendere la rete di Al-Qaeda in Europa. O'Neill ormai è ossessionato dal fantasma di Bin Laden. Mio padre aveva molte cassette su Osama Bin Laden. Qualsiasi materiale video esistesse, lui lo aveva a casa. Lo aveva studiato più volte. Visionava il materiale in continuazione. Visionava le cassette, leggeva qualunque cosa fosse disponibile. A casa avevamo il fax e gli arrivavano messaggi in continuazione. John, seduto sul letto o sul divano, sottolineava tutto, studiava tutto. Era ossessionato da Bin Laden. Aveva capito che c'era tanto che ancora non sapeva. Era questo a ossessionarlo, a perseguitarlo, a tormentarlo realmente fin quasi a farlo impazzire. Era quello che non sapeva e quante informazioni c'erano là fuori che lui non aveva. Due bombe sono esplose venerdì all'improvviso a pochi minuti di distanza presso le ambasciate americane a Nairobi in Kenya e a Dar es Salaam in Tanzania. Avevamo acceso la televisione e guardavamo la CNN. John O'Neill ci mise ben poco a far quadrare il cerchio, era convinto che dietro ci fosse Al-Qaeda. Fu quell'episodio che cambiò completamente il volto di Bin Laden ai nostri occhi. Si trattava di un fatto gravissimo. Due ambasciate attaccate contemporaneamente dimostravano che dietro c'era un'organizzazione assai sofisticata. Per questo era un avvenimento così importante. Al quartier generale dell'FBI, però, i dirigenti restano invischiati in una disputa burocratica. Ci troviamo nel centro di comando e c'è un grande via vai. Ci sono anch'io. Vedo alti dirigenti di ogni grado. Sono tutti in riunione. E la ragione per la quale questa questione diventa immediatamente rilevante è perché l'FBI deve inviare del personale oltreoceano, a cominciare da Kenya e Tanzania. Chi sarà il comandante sul campo? O'Neill è convinto che, data la sua esperienza e competenza in materia, la scelta ricadrà su di lui. Al quartier generale, però, qualcuno vuol tagliare fuori New York e O'Neill. Townsend chiama O'Neill. John era a dir poco furioso, scoraggiato, ferito. C'era questo braccio di ferro burocratico per stabilire da quale ufficio sarebbero partiti. O'Neill ha un disperato bisogno dell'aiuto del procuratore Mary Jo White.
Eravamo entrambi irremovibili nella nostra convinzione che dovessero essere coinvolti gli agenti dell'ufficio di New York, che erano i più preparati su Bin Laden e su Al-Qaeda. Dovevano essere loro ad andare in Africa, e al più presto possibile, dato che le indagini erano già in corso. I primi giorni sono spesso quelli decisivi riguardo alla possibilità di effettuare degli arresti o di capire chi è coinvolto. Purtroppo per O'Neill, in quei giorni l'altro suo alleato, il vice direttore Bryant, è in vacanza, con il cellulare spento. Così è il capo della sezione criminale, Tom Picard, una delle persone più vicine a lui Free, ad assumere temporaneamente l'incarico. Picard decide che non sarà l'ufficio di New York a condurre le indagini, bensì Washington, e che John O'Neill non ne assumerà il comando. Era come se al campionato mondiale fosse stato messo in panchina. Sicuramente fu questo quello che provò. Era ferito, infuriato, amareggiato. O'Neill si attacca al telefono. Alla fine parla anche con Bryant. Era talmente fuori di sé che gli dissi: guarda che ti viene un infarto. Era la persona che le aveva fatto per primo il nome di Al-Qaeda e di Bin Laden. Non avrebbe dovuto esserci lui? Sì, ma non c'era. Ho avuto l'impressione che quella non sia stata una sua decisione. John non c'era. Non fu lei a prendere quella decisione? Lui non c'era. Bloccato a New York, O'Neill deve accontentarsi di farsi raccontare le cose dai suoi agenti oltreoceano. In Africa, gli agenti di O'Neill trovano un altro manuale d'addestramento, quasi identico a quello ritrovato dopo l'attacco al World Trade Center. Un testimone che ha deciso di collaborare rivela che Bin Laden ha programmato di inviare membri della sua organizzazione a scuola di volo in America. Un computer ritrovato in un raid indica centinaia di bersagli in tutto il mondo, già studiati e approvati. Gli agenti di O'Neill identificano un uomo, si chiama Mohamed Rashid Daoud Al-Uhwali. È lui a portarli a una casa protetta in Yemen, che funge da cabina di smistamento telefonico per i terroristi per messaggi da e per Bin Laden in Afghanistan. Certo, dopo il bombardamento delle ambasciate in Africa nel 1998, era ovvio che quello che John diceva era giusto, che era ben più di un grattacapo e che si trattava di un vero pericolo. Ma non credo che tutti capirono che era un pericolo gravissimo. La domanda era: sapete, questo gruppo è più di un grattacapo, ma vale la pena fargli la guerra? Dopotutto hanno solamente attaccato due ambasciate. Forse è il prezzo che si deve pagare quando si è in ballo. Sì, dobbiamo dedicare tempo ed energie per cercare di catturarli, ma non è questa la priorità numero uno che abbiamo. A New York, nelle stesse ore, si vive una nuova crisi. Una crisi che avrebbe successivamente attratto l'attenzione dell'intera FBI. Si stanno avvicinando le celebrazioni del nuovo millennio. I contatti internazionali di O'Neill sono in massima allerta. Ma O'Neill preme per ottenere una risposta dall'FBI che riguardi tutto il paese. Eravamo tutti preoccupatissimi per le celebrazioni del 2000, non solo per quello che rappresentava simbolicamente, cosa che fa aumentare di molto il tasso di pericolosità, ma anche per le informazioni che arrivavano dai servizi a tutto il nostro governo. Dall'ufficio di New York, O'Neill e la sua squadra iniziano a seguire una pista che dimostra la sua teoria che Al-Qaeda si è ormai infiltrata in America. Al confine tra il Canada e lo stato di Washington viene arrestato un algerino, Ahmed Ressam. Tra i suoi effetti personali viene trovato del materiale per fabbricare bombe e alcune mappe. Una di queste riguarda l'aeroporto di Los Angeles. Avevamo sempre parlato della possibilità che ci fossero cellule di Al-Qaeda negli Stati Uniti. Avevamo cercato le prove di questo e avevamo anche incoraggiato gli uffici dell'FBI, oltre a quello di O'Neill a New York, a farlo. Gli agenti scavano nei dettagli del piano. Dal progetto di far saltare in aria l'aeroporto di Los Angeles, un'altra pista conduce, via Boston, al piano per un attacco in Giordania. Altri cospiratori sono a Seattle, Brooklyn e Manhattan, dove O'Neill è sempre più preoccupato per le imponenti celebrazioni del Capodanno a Times Square.
Addosso a Ressam furono trovati alcuni documenti che indicavano un legame con New York, un legame piuttosto stretto con New York. Uno dei complici di Ressam vive a New York. Si chiama Abdel Meschini e deve consegnare dei soldi e un cellulare a Ressam. Gli uomini di O'Neill lo arrestano. Furono arrestate persone che, se non fossero state individuate, avrebbero causato delle tragedie immani, in coincidenza con i festeggiamenti per il millennio. 2 milioni di persone stipate in una piccola zona nei pressi del centro di Manhattan. Non si registrano incidenti. O'Neill è tra quei 2 milioni di persone. Se Al-Qaeda deve colpire, lui vuole trovarsi lì. Mi ricordo di aver parlato con John poco dopo la mezzanotte. La sua soddisfazione era grande per quel risultato. Erano appena stati effettuati gli arresti nel giro di Ressam. Pensavamo di averli arrestati tutti, ma non si può mai essere certi al 100%. Credo che per la prima volta molti dirigenti dell'FBI si resero conto che O'Neill aveva ragione. Che probabilmente c'erano uomini di Al-Qaeda negli Stati Uniti. Se ne resero conto solamente dopo aver visto i risultati delle indagini condotte sul piano dell'attentato per i festeggiamenti per il millennio. Verso il febbraio 2000, credo che i dirigenti dell'FBI cominciarono a dire: forse esiste una rete anche qui negli Stati Uniti. Dobbiamo cambiare il modo di indagine dell'FBI. L'FBI si sta finalmente riorganizzando per fronteggiare il terrore. O'Neill vuole essere in prima linea. Per questo ha bisogno di un incarico che gli dia visibilità e potere. Per una coincidenza, il posto di Jimmy Carlstrom come capo dell'ufficio di New York è vacante. O'Neill fa l'impossibile per candidarsi. Purtroppo per lui, sul suo conto ci sono alcuni problemi amministrativi. O'Neill ha perso un telefono cellulare e un'agenda elettronica. Un'altra volta che gli si era rotta la vecchia Buick ed era con Valerie, ha pensato di fare un salto a prendere una macchina di servizio in una casa protetta dell'FBI. Pensava di portare la donna a casa e che tutto sarebbe finito lì. Ma al quartier generale hanno detto che prendere la macchina è stato un uso non autorizzato di mezzi di proprietà del governo. Credo che quello che succede all'FBI è un'organizzazione molto militaristica e si deve... Se l'ufficio per la responsabilità professionale sta indagando su di te, è un problema. Non promuovono nessuno che abbia un'ombra sul proprio passato, anche un'ombra gettata da un fatto minimo come la vicenda della macchina. Bear Bryant, il maggior sostenitore di O'Neill al quartier generale, è andato in pensione. Come suo vice, Louis Free ha promosso il suo amico di vecchia data, Tom Picard. Per l'agente O'Neill non è una buona notizia. È stato Picard a decidere che O'Neill non avrebbe condotto le indagini in Africa orientale. E ora sono Picard e Free a decidere che John O'Neill non avrà quel grosso incarico a New York. Mio padre diceva sempre: non escludere gli outsider. Un giorno potrebbero salvarti la vita e saranno sempre loro ad avere le idee migliori. Considerali. E John era un outsider. Un outsider brillante. Negli ambienti dell'ufficio di New York corre voce che il nuovo capo, Barry Moon, non voglia O'Neill con sé. Barry era scettico. Aveva sentito dei pettegolezzi dal quartier generale sullo stile di John O'Neill, ma era strano. Ricordo di aver detto a John: Barry non ha neanche una possibilità. Se decidi di batterlo, vincerai. Sentii bussare alla porta. Era John con 2 birre in mano. Mi disse: so che sei irlandese e ti piace la birra. Queste sono per te. Io mi misi a ridere. Voleva rimanere a New York. Diceva: sarò il tuo sostenitore più fedele. L'unica cosa che chiedo in cambio è che tu mi sostenga nei miei sforzi. Io gli risposi: va bene, affare fatto. Procediamo. Con il passare delle settimane, proprio mentre le indagini sulla questione della macchina sembrano cadute nel dimenticatoio, dal quartier generale arriva a O'Neill l'ordine di partecipare a una conferenza in Florida con altri agenti.
Ci dovevamo incontrare a Bal Harbour, al Marriott. John entrò. Non ricordo di averlo mai visto così sconvolto come quella sera. Gli chiesi: cos'è successo? Mi rispose che era in una stanza con altri 150 agenti. L'avevano chiamato sul cellulare. Lui era uscito e aveva lasciato la sua 24 ore nella stanza. Quando era rientrato, la sua 24 ore era sparita. Era completamente fuori di sé. Quella 24 ore contiene documenti riservati. Averli fatti uscire dal suo ufficio dell'FBI è contro ogni regola. John sapeva che, anche se non ci fosse stato nulla dentro, dato che poco prima l'ufficio c'era andato così pesante per una cosa stupida, anche se non si trattava che di materiale dell'ufficio, una cosa del genere sarebbe diventata un caso federale. Per l'FBI sarebbe stato un affare di Stato, da usare contro di lui per danneggiarlo. Dopo qualche ora, la valigetta viene ritrovata. Da un'analisi dattiloscopica risulta che i documenti non sono stati manomessi, ma ormai il danno è fatto. John voleva sempre essere considerato quasi perfetto. Per lui, essere bersaglio di critiche per una valigia, il fatto della 24 ore, qualsiasi fosse la vera entità di quell'incidente, era una fonte di dolore, perché voleva che tutti pensassero che lui rasentava la perfezione. Sempre vestito alla perfezione, perfettamente preparato, voleva che nessuno potesse pensare in alcun modo che lui non era il numero uno. Dal quartier generale piombano addosso a O'Neill. L'ufficio per la responsabilità professionale dell'FBI avvia un procedimento penale. O'Neill è nei guai. Deve nominare un avvocato e cercare di salvare il posto di lavoro. Era consumato dal lavoro. E ora il lavoro si rivoltava contro di lui. Quando commetteva qualche stupido errore, gli si scagliavano contro. Visto il suo contributo, visto tutto ciò che aveva sacrificato, riteneva di avere una sorta di diritto acquisito. Avvertiva un tremendo senso di ingiustizia. Pensava che i suoi superiori si sentissero minacciati da lui, dalla sua competenza, e che quindi non gradissero la sua presenza. Mentre il procedimento penale contro O'Neill fa lentamente il suo corso all'interno dell'FBI, O'Neill ordina ai suoi agenti di controllare le ambasciate, specialmente quelle in Giordania e in Arabia Saudita, e altri obiettivi militari americani. Un informatore egiziano gli ha comunicato che una nave da guerra americana sarebbe stata colpita da Al-Qaeda. Poi, il 12 ottobre 2000, Al-Qaeda colpisce. Il bersaglio della missione suicida è il cacciatorpediniere lanciamissili USS Cole. Muoiono 17 marinai. John mi disse: si tratta di Al-Qaeda. Io ero d'accordo con lui. Mi disse anche: devi arrivare al direttore. Dobbiamo fare in modo che sia l'ufficio di New York ad agire per primo. Barry Moon ci mette delle ore a convincere il direttore Free ad autorizzare l'ufficio di New York a prendere il comando e nominare O'Neill a capo delle operazioni sul campo. Il quartier generale dell'FBI di Washington era soddisfatto che fosse O'Neill a partire. Ricordo che mi fu chiesto: ma John è il migliore da mandare? Non ebbi nessuna esitazione a dire: assolutamente sì, lui è il migliore. Ma perché glielo chiesero? Credo che occorra fare un passo indietro e ricordare come erano andate le cose tra John e alcuni di loro. C'era probabilmente qualche dubbio. Beh, ma vogliamo mandare proprio O'Neill? E poi è troppo spigoloso. Insomma, erano preoccupati che non fosse il migliore da mandare, che fosse necessario invece qualcuno più diplomatico. Dal mio punto di vista, in un certo senso, quando capita un incidente di quella portata, in quel momento non ti serve un diplomatico. Hai bisogno di qualcuno che sappia cosa fare e lo faccia. O'Neill e la sua squadra di pronto intervento partono per lo Yemen. Ce l'avrebbe messa tutta. Capiva che non si trattava solamente di un luogo dove era esplosa una bomba, ma dove c'erano legami tra lo Yemen e l'Africa orientale, tra lo Yemen e l'Afghanistan,
tra lo Yemen e l'Europa e che si trattava di una base operativa importante per quel gruppo. Se fosse riuscito a far luce su quella base, avrebbe cominciato veramente a intaccare la rete. Ma quando arriva nello Yemen, O'Neill si rende conto di quanto sarà arduo il suo compito. Gli agenti lavoravano in condizioni impossibili. Non avevano dove dormire, alcuni dormivano per terra. Avevano orari massacranti, il caldo era insopportabile. E tutto questo in un ambiente impossibile ed ostile. Dovevamo viaggiare in un convoglio dall'albergo alla Col o dall'albergo ad altre località dove ritenevamo che fossero stati i terroristi e i loro fiancheggiatori. Parliamo di convogli che trasportavano personale dell'FBI, tutti armati, circondati dalle forze di sicurezza yemenite. Colonne di 8, 10, 12 macchine. Non passavano certo inosservati. Ogni volta che andavamo in qualche posto, tutti sapevano chi eravamo e dove eravamo diretti. Questo ci metteva molto a disagio. Per poter proteggere le centinaia di investigatori sul posto, O'Neill e i comandanti militari americani vogliono mostrare agli yemeniti una presenza massiccia, armi pronte, perimetri stabiliti. Con stupore, O'Neill apprende che tale approccio ha mandato su tutte le furie l'ambasciatore americano Barbara Bodin, che ritiene che tali misure stiano danneggiando i rapporti tra il governo dello Yemen e quello di Washington. Si trattava di un ambasciatore che voleva avere pieno controllo su tutto quello che ogni ufficiale americano faceva nel paese. Per di più, la Bodin non approvava che improvvisamente nello Yemen fossero arrivati centinaia di agenti dell'FBI e solo una manciata di uomini del Dipartimento di Stato. L'ambasciatore voleva avere buone relazioni con lo Yemen. Per lei questa era la priorità numero uno. John O'Neill invece, come priorità numero uno, aveva quella di fermare il terrorismo. Due posizioni discordanti. Questo determinò la necessità di fare riunioni con il Ministro della Giustizia, con il Dipartimento di Stato, l'FBI, la CIA e il Ministero della Giustizia. Erano presenti l'ambasciatore Pickering, il sottosegretario, il ministro. Il problema ha coinvolto i più alti livelli. È diventato un pomo della discordia. Ma sul campo, in Yemen, gli agenti delle forze dell'ordine hanno davanti un O'Neill molto diverso. Credo che abbia sviluppato un senso di vicinanza con gli alti ufficiali yemeniti. Gli si rivolgevano chiamandolo in arabo Alak, che significa il fratello, o spesso anche il comandante o il tuo comandante. Apprezzavano realmente la sua posizione all'interno del governo americano e quello che rappresentava. So anche che cominciarono a fidarsi di John. Per 6 anni al centro degli sforzi dell'antiterrorismo dell'FBI, O'Neill e i suoi agenti hanno raccolto le prove della minaccia rappresentata da Bin Laden. Piani falliti per assassinare centinaia di americani in Giordania. L'esplosivo di Ressam diretto all'aeroporto di Los Angeles. Un piano abortito per far saltare in aria un'altra nave da guerra americana. E ora la Col. Gli yemeniti finalmente permettono all'FBI di assistere all'interrogatorio di uno dei maggiori sospettati, Fahd al-Kuso. O'Neill e i suoi agenti sono convinti che al-Kuso sia al corrente dell'intenzione di Bin Laden di filmare la distruzione della Col e forse molto di più. O'Neill stringe rapporti con gli ufficiali della polizia yemenita e con i vecchi alleati della CIA. Ma O'Neill è sempre più sfinito dal lavoro, deve staccare. Decide di tornare da al-Kuso una volta tornato da New York, dopo il primo dell'anno. Quando John tornò a casa, credo fosse 2 giorni prima della festa del ringraziamento, perché mi aveva detto che avrebbe cercato di tornare per le feste, aveva perso più di 10 kg. Appena tornato a New York, O'Neill pianifica il suo ritorno nello Yemen. Quando una delegazione di poliziotti yemeniti arriva in America in visita, li porta nei luoghi più alla moda della città. Se li sta lavorando per ottenere libero accesso ad al-Kuso e a quello che sa. Poi a O'Neill viene comunicato che non gli sarà permesso tornare nello Yemen. L'ambasciatore Bodin gli ha negato il visto. Sulla questione dell'ambasciatore Bodin, John perse le staffe. Era a dir poco livido.
Non dobbiamo dimenticare che John era molto americano, anche molto irlandese. Cosa significa? Significa che quando si scaldava, si scaldava. E si era scaldato, non c'era dubbio su questo. Credo che ritenesse che l'ambasciatore stesse sbagliando. L'ambasciatore Bodin ha rifiutato di essere intervistato per questo programma. La rivista The New Yorker riporta questa sua dichiarazione. L'idea che John o che i suoi uomini o che l'FBI fossero in qualche modo ostacolati nello svolgimento del proprio lavoro è un insulto al governo americano, che stava lavorando su Al-Qaeda ben prima che John apparisse all'orizzonte. È quello che la mia ambasciata ha fatto per 10 mesi. L'ambasciatore ha lavorato contro O'Neill per settimane, facendo pressione persino su Free. Alla fine le sue accuse hanno l'effetto desiderato. Al quartier generale sostengono la sua decisione di non far tornare O'Neill nello Yemen. John era arrabbiato. La Bodin lo stava diffamando e aveva provocato un terremoto al quartier generale. Ma credo che John fosse più deluso di non aver avuto il sostegno del nostro quartier generale per farlo ripartire e prendere una posizione più decisa col Dipartimento di Stato. Dal nostro quartier generale avevano detto: proviamo a non far ripartire John, e io avevo dovuto obbedire. O'Neill quindi non tornerà nello Yemen. Le indagini rallentano fino a che non si fermano del tutto. Notai con sgomento che la questione della Cole stava completamente scomparendo dalla scena americana. Completamente. Anche con la nuova amministrazione. Era chiaro che non fosse all'ordine del giorno del Congresso, ma nemmeno della stampa. Ancora una volta cadde nell'oblio. Primavera 2001. I servizi segreti informano di forze di Al-Qaeda nello Yemen. O'Neill è convinto che stiano per colpire i suoi agenti. Supplica Barry Moon di tirarli fuori dal paese. Moon acconsente. È la fine delle indagini di O'Neill nello Yemen. Non sappiamo che cosa sarebbe capitato se John avesse potuto fare il suo lavoro nello Yemen. Se fosse stato appoggiato, se avesse potuto indagare su quel paese e che tipo di reti avrebbe potuto smascherare. Ma sappiamo che nell'attacco dell'11 settembre sono stati coinvolti degli yemeniti. Se lui fosse stato in grado di entrare in contatto con quella rete e smascherarla, questo avrebbe in qualche modo impedito la tragedia dell'11 settembre. Credo che non lo sapremo mai. Ed è triste, proprio perché non lo sapremo mai. Ma credo che se avesse potuto fare il suo lavoro, magari avrebbe potuto provare a impedirla. Estate 2001. I servizi segreti mettono in stato di massima allerta la Casa Bianca di Bush. Ogni singola indicazione rivela che Al-Qaeda sta organizzando un attacco massiccio agli Stati Uniti. Nel giugno 2001, i servizi avvertirono che un imponente attacco terroristico di Al-Qaeda sarebbe avvenuto nel giro di qualche settimana. Dal mio ufficio, nel complesso della Casa Bianca, la CIA informava le agenzie delle forze dell'ordine federali, l'immigrazione, l'aviazione federale, la guardia costiera, le dogane e l'FBI, che si stava avvicinando un periodo in cui ci sarebbe stata un'alta probabilità di un grosso attacco terroristico. A New York anche O'Neill è convinto che Al-Qaeda abbia scelto il suo bersaglio. Ma in quel momento all'interno dell'FBI egli è più che mai emarginato. Luglio 2001. Al quartier generale arriva un memorandum dall'ufficio di Phoenix che richiede con insistenza l'avvio di indagini presso le scuole di volo. Il messaggio non viene inoltrato né a O'Neill né a Moon a New York. In agosto l'ufficio del Minnesota chiede di indagare su un certo Zacharias Moussaoui. Anche questa nota non viene trasmessa a New York. Si suppone che Moussaoui sia stato il 20° dirottatore dell'11 settembre. Il sofisticato ufficio che sotto O'Neill ha avuto a che fare con questo problema per 6 anni è stato escluso dall'indagine.
Anche John aveva sentito l'allarme. Ne parlammo, ma si sentiva messo da parte e sapeva di non essere in una posizione che gli consentisse di fare qualcosa, dati i suoi rapporti con l'FBI. Questo per lui era fonte di grande angoscia. Sono passati 13 mesi dall'affare della valigetta 24 ore. Con le indagini ancora in corso, una casuale fuga di notizie mette fine alla carriera di O'Neill. Il New York Times iniziò a fare domande su quell'incidente, rivolgendole sia al quartier generale che all'ufficio di New York. Nonostante Jimmy Kallstrom ed altri cercassero di persuadere il New York Times che qualcuno stava cercando di usarli con malizia, era chiaro che sarebbero andati avanti comunque. Per John fu il colpo di grazia che lo costrinse ad andare in pensione. Sapeva chi l'aveva fatto? Lo sospettava. Lo aveva affrontato? Sì. E com'era andata? Aveva negato. La persona che lui pensava potesse averlo fatto disse: assolutamente no, non ti farei mai del male. È stato detto che potesse essere Tom Picard. È quello che pensava anche John. John non riuscì mai a saperlo. Picard ce l'aveva da tanto tempo con lui, ma John non ha mai saputo perché. All'epoca Tom Picard è direttore dell'FBI ad interim. Oggi in pensione, Picard ha declinato di essere intervistato per questo programma. Il mensile Esquire riporta però una sua dichiarazione. La faccenda della 24 ore fu un fatto rilevante, non tanto per il fatto di averla perduta, ma perché non avrebbe dovuto avere con sé quei documenti. L'aver perso la valigetta rese solo l'incidente ancora più grave. Diciamo che quella non fu l'ora migliore di John O'Neill. 31 agosto 2001. L'agente John O'Neill lascia l'FBI dopo 25 anni di carriera. Ha 49 anni. O'Neill ha bisogno di soldi. Il solo fatto di essere John O'Neill era diventato molto costoso. Jimmy Kallstrom ed altri fecero delle telefonate. In particolare c'era un posto che gli interessava molto. Avrebbe guadagnato $350,000 l'anno, ma aveva anche un significato particolare per O'Neill. Sarebbe diventato responsabile della sicurezza di quei grattacieli che Ramzi Youssef aveva cercato di distruggere, quelli del World Trade Center. Scherzavo con lui. Beh, un lavoro facile facile, mica lo bombarderanno di nuovo. E lui rispose: veramente no, perché vogliono sempre finire quel lavoro. Credo che ci riproveranno. È una cosa che non dimenticherò mai. Settembre 2001. John O'Neill è a cena al ristorante Elaine's, al suo tavolo di sempre, il suo modo preferito di trascorrere una serata. Era tipico di John. Lo ricordo seduto su quella sedia che mi guardava con quel tipico sorriso alla John O'Neill che mi diceva: andrà sempre peggio. Si parla, naturalmente, di Bin Laden. Mi disse: tocca a tutti e a noi toccherà per qualcosa di grosso. Così disse. Disse: sono capitati dei fatti in Afghanistan. Non mi piace, sai, come si stanno mettendo le cose da quelle parti. E aggiunse: sento come un cambiamento, credo che succederà qualcosa. E io chiesi: ma quando? Mi rispose: non lo so, ma presto. Percepiva qualcosa. Ce ne andammo verso le 2:30. John mi abbracciò forte e mi disse: ci vediamo domani. Se ne andò a casa. Fu l'ultima volta che lo vidi. Oh my God.
Ho visto il secondo aereo. Naturalmente in quel momento tutto è diventato chiaro. Chiamo di nuovo, non riesco a prendere la linea. Poi lascio un messaggio. Sapevo che a quell'ora doveva trovarsi lì, ma a me bastava sapere, da amica, che stava bene. L'ho chiamato e gli ho chiesto: stai bene? Mi ha detto: sì, sto bene. Val, è orribile. Ci sono resti umani dappertutto. Ci siamo detti ancora qualcosa, poi lui mi ha salutato dicendo: ok, ti chiamo fra un po'. Io ho risposto: ok. Disse: sto per uscire, hai parlato con tua madre oggi? Gli risposi: no. Mi disse: beh, falle una telefonata, è in pensiero per te. E io risposi: ok. Mi fece cercare per dirmi che stava bene. Quello fu l'ultimo contatto. Stavo correndo sulla strada. Appena arrivato nei pressi dell'ospedale St. Vincent, corsi ancora e vidi la seconda torre che crollava. Ho subito avuto la certezza che John era morto. E mi abbandonai su una sedia e dissi: oh mio Dio, John è morto. E tutti mi dicevano: non dire così, non dire così, non parlare in questo modo. Verso le 14 eravamo semplicemente lì, seduti, in attesa che lui chiamasse. Tornarono tutti nel mio ufficio. Non chiamò. Nel disastro, ciò che John O'Neill era arrivato a un passo dallo scoprire diviene finalmente chiaro. In parte viene dallo Yemen, proprio da quell'indiziato, Al-Kuso. L'uomo riferisce di una riunione segreta avvenuta in Malesia, alla quale hanno partecipato due dei cospiratori dell'attentato alla Cole, Nawaf Al-Azmi e Khalid Al-Midar. I due sono entrati e usciti dagli Stati Uniti con visti legali. Sono stati addestrati in scuole di volo americane. Anche loro sono morti l'11 settembre, pilotando il volo 77, quello che si è schiantato sul Pentagono. Nel luglio 2003, la commissione d'inchiesta del Congresso americano ha definito questa pista la più importante occasione mai avuta di prevenire gli attacchi dell'11 settembre. Tra le 2.801 persone assassinate l'11 settembre, il cadavere di John O'Neill è stato trovato tra le macerie delle rampe di scale crollate, sotto quella che era stata un tempo la torre sud del World Trade Center. Barbara Bodin, l'ambasciatore americano nello Yemen, che era diventata l'antagonista di John O'Neill, è stata nominata sindaco di Baghdad dopo la caduta di Saddam. Attualmente ha un nuovo incarico al Dipartimento di Stato. Di Osama Bin Laden si è persa ogni traccia.